Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Dopo il sole e le temperature miti degli ultimi giorni, il tempo sulla Lombardia volgerà al peggio. Domani pomeriggio si avranno i primi fenomeni a partire dai settori nord-occidentali, in estensione serale a tutta la regione. Le precipitazioni più abbondanti saranno soprattutto in serata e la provincia di Monza e Brianza sarà tra le più colpite. Previsto anche un brusco calo delle temperature, tanto che sui confini retici la neve potrà cadere sino a quote prossime ai 1600 metri. Un generale miglioramento in vista di domenica, fatta eccezione per una residua variabilità sulle province di Brescia e Mantova, nonché sui rilievi in generale. È una provincia a due ruote, quella brianzola. L'amministrazione, guidata da Dario Allevi, ha messo in atto il primo passaggio del progetto Provincia in Bici, che nel corso della settimana europea della mobilità prevede la consegna delle prime 50 biciclette ai dipendenti provinciali. Si tratta di bici pieghevoli e accessoriate, che saranno consegnate in comodato d'uso, con l'obiettivo di permettere ai funzionari di spostarsi in modo sostenibile fra casa e lavoro e fra le varie sedi provinciali. Il costo di ogni singola bicicletta si aggira ai 200 euro. Aveva minacciato di uccidersi e l'ha fatto. A distanza di 6 giorni dalla sua scomparsa, il corpo del 39enne di Concorezzo è ricomparso sulle sponde dell'Adda, nella frazione Porto d'Adda di Cornate. Ieri pomeriggio qualcuno l'ha avvistato sulle sponde del fiume ed ha telefonato alla polizia. Le ricerche sono state portate avanti dai vigili del fuoco, che si sono portati sul posto per il recupero del cadavere. Da lunedì a Monza la sosta a pagamento è estesa a 261 posti auto, dalle zone più centrali a quelle periferiche. Nello specifico, i nuovi posti a pagamento sono 58 in via Regina Margherita, 66 in via Petrarca Boschetti, 32 in Azzone Visconti, 88 in via Pelletier e 17 in via Cavour. Le tariffe saranno applicate dalle 9.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato, al prezzo di 1 euro all'ora in via Regina Margherita, via Petrarca e via Azzone Visconti. Dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, in via Cavour a 1 euro l'ora, mentre in via Pelletier a 80 centesimi, con la possibilità di frozionamento alla mezz'ora in entrambe le vie. I parcometri dell'ospedale vecchio di Piazza Castello sono stati tarati a 40 centesimi per 30 minuti, mentre tutti gli altri parcometri presenti sul territorio urbano è prevista la nuova tariffa di 50 centesimi per 30 minuti. Il parcheggio dell'area Cambiaghi è escluso da questa modalità di frazionamento. Il Comune ha anche organizzato la distribuzione di 50 abbonamenti gratuiti al servizio monzese di car sharing, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dell'auto condivisa. L'amministrazione comunale di Monza ha dato via libera a una delibera di giunta grazie alla quale i cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese potranno chiedere un contributo pubblico per pagare il canone di locazione. Per usufruire di questo aiuto economico occorre avere un contratto di locazione privato di un immobile situato in Lombardia, valido e registrato per l'anno in corso e un reddito inferiore ai parametri ISEE. La richiesta di contributo potrà essere presentata fino al 20 ottobre 2010 all'ufficio Affitti Onerosi di via Buonarroti 84 o allo sportello del cittadino di Piazza Carducci. Negli stessi uffici è possibile ritirare la documentazione o scaricarla dal sito internet www.comunedimonza.it. Le solette e le scale delle case popolari di Via Giotto necessitano di urgenti interventi di manutenzione. Non è una novità per il comune, al quale è stata segnalata questa situazione già 2 anni fa, con una perizia di un professionista monzese che ha consigliato interventi di consolidamento o rifacimento delle solette e delle scale. A oggi però non si è ancora dato seguito a questo ammonimento. Gli uffici comunali stanno predisponendo un incarico ad un professionista per ovviare a questa situazione, ma al momento non c'è la copertura finanziaria per intervenire, dato che l'intervento è subordinato agli introiti delle alienazioni delle aree comunali.
Il quartiere Sant'Albino di Monza doveva avere da ieri il suo mercatino, ma l'iniziativa è saltata all'ultimo momento. Le due bancarelle di prodotti alimentari che dovevano essere in Piazza Pertini non si sono viste. Il coordinatore della Commissione Commercio, Paolo Brambilla, spera che il mercatino settimana prossima potrà esserci. 6 allagamenti nel suo primo anno di vita. La biblioteca di San Rocco di Monza si prepara a spegnere la sua prima candelina. Una situazione che ha messo davvero a dura prova la nuova struttura, lasciando segni evidenti, scrostamento dei muri e infiltrazioni d'acqua. Risolti invece i problemi legati alla connessione internet. Sabato 25 settembre, in occasione del compleanno della biblioteca, avrà luogo un lungo pomeriggio di appuntamenti e spettacoli a partire dalle ore 14. Per partecipare, telefonare allo 039 20 07 88 2. Le previsioni del tempo per domani, venerdì 24 settembre. Domani il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno. Precipitazioni deboli su fascia alpina e prealpina, con possibile interessamento dei settori adiacenti di alta pianura. Dal primo pomeriggio in estensione ai restanti settori. Temperature minime e massime in diminuzione, minime tra gli 11 e i 15 gradi, massime tra i 22 e i 26 gradi. Il console del Sudafrica in visita alla MIA, in corso a Monza in questi giorni, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Canale 11. L'intervista andrà in onda stasera alle 20 circa nel TG11 Extra. La crisi economica, a che punto siamo? I consigli agli imprenditori. Se ne parlerà questa sera a Focus 11, in onda, sempre sulla nostra emittente, alle 8:15, con Ernesto Vergani. Interverrà Simone Fanti, giornalista del settimanale economico Il Mondo. Vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è per domani. Una buona serata a tutti.